anche loro con il calore che fino adesso abbiamo dato e avete dato. Ivrea, anno di fondazione 1921, anche loro dovevano festeggiare il loro centenario che purtroppo hanno solo rimandato, e quindi quest'anno andremo ad Ivrea a festeggiare il centenario e il raduno del raggruppamento. Anche qua striscioni che vanno a ricordarci la storia. Storia di sede di comando, il 4° Reggimento Alpini ha avuto la sua sede per tanti anni, 1885-1934. Quindi anche loro, terra di alpini, terra di uomini sempre al servizio della patria. Il battaglione Ivrea, la storia che continua, il Piemonte, terra di alpini, la migliore gioventù, il battaglione Montelevanna, il battaglione Valle d'Orco. Ricordiamo sempre che la storia siamo noi. Noi, ma prima di noi, questi che l'hanno vissuta e hanno fatto sì di essere qua oggi a festeggiare il nostro raduno. E poi lo striscione, gli alpini dicono presente per i prossimi 100 anni. Ivrea 100 anni li sta festeggiando e li festeggia qui a Rimini con noi, e andremo a trovarli. Arriva la fanfara sezionale e anche qui sulle note della canzone dei coscritti piemontesi. La più bella gioventù arrivava dal Piemonte. Il vessillo della sezione è accompagnato dal primo luogotenente Foti. Un bel lato oggi che abbiamo già sottolineato più di una volta. Gli alpini in armi sono qui con noi e sfilano di fianco ai nostri vessilli, vessilli che si fregiano di medaglie d'oro. La sezione è nata nel 21. Il suo presidente è il consiglio sezionale, le medaglie d'oro. E poi i sindaci, come sempre tanti sindaci che seguono le adunate, che accompagnano i loro concittadini ai nostri raduni, e sono qui a dimostrare che noi ci siamo sempre presenti, siamo sul territorio quando ognuno ha bisogno, gli alpini ci sono, e i sindaci sono sempre i primi che hanno bisogno, perché sanno che nei loro paesi ci sono i gruppi alpini. Con tanti o pochi iscritti, ma gli alpini, basta chiamarli, arrivano. E la sezione di Ivrea ha 65 gruppi, 3.700 iscritti. Quindi, signori sindaci, vi ringraziamo come sempre della vostra presenza. Alcuni sono anche alpini, ma sapete che gli alpini ci sono per Ivrea e per i vostri comuni. Il coro sezionale, coro storico anche loro, quindi come fanfara coro presenti qua a sfilare, e poi i gagliardetti. ...65 gruppi, un bel numero, abbiamo ricordato con i vari striscioni davanti, sede di battaglioni, nome mitico, ed è un fiume bianco. Oggi abbiamo visto vari colori, il verde, il rosso, il blu, il giallo, e adesso arriva il fiume bianco di Ivrea. Tucciun, tutti uno. Anche loro
hanno una rappresentanza dei chasseur che accompagnano la sezione, quindi ringraziamo i confratelli francesi presenti qua che continuano a sfilare con noi, hanno già sfilato più di una volta. E cosa dire? Abbiamo aspettato tanto, ma siamo arrivati. Siamo arrivati, ci siamo, stiamo dimostrando che avevamo voglia di comunità. Ogni sezione, ogni gruppo ha atteso 2 anni, ma stiamo dando oggi un segno, è un segno che tutte le sezioni, ma Ivrea ancora ce lo fa vedere, siamo in parecchi a Rimini. Siamo arrivati e stiamo facendo vedere che, come sempre, abbiamo dato dimostrazione che siamo presenti, siamo disponibili. Passano vivi e morti gli alpini delle Alpi Graglie. Altro posto, altro luogo di territorio. Ricordiamo anche gli alpini che oggi devono essere magari qua con noi a festeggiare, che non ci sono fisicamente ma sono presenti con i cappelli. Quindi anche qua un grande applauso a questi alpini che sfilano con la sezione e con gli alpini di Ivrea. Ivrea, arriveremo a settembre per il vostro momento di festa, festeggeremo i vostri 100 anni, abbiamo aspettato un anno, ma scenderemo a Ivrea a settembre per il 24° raduno del primo raggruppamento. Forza Ivrea! Un applauso al Pini Ivrea!